arriva da Boost, e questa è una Boost importante. Qui non ci sono nomination, non ci sono motivazioni, qui c'è semplicemente il vincitore, il gruppo vincitore. Abbiamo un rullo di tamburi? Certo che ce l'abbiamo. Prego, vice sindaco. Vince la Meretta 2015 quale miglior gruppo mascherato in assoluto, con un totale di 351 voti. Parla come canti! Complimenti! Qui c'è... può far comodo, no? Vengo da quella parte, così sentiamo subito qualche commento a caldo. Emozionatissimi, ringraziamo il nostro pubblico, noi ci ringraziamo da soli. Piacere ogni tanto ricevere i complimenti, una volta che si scende dal palco si fa una birra, una sigaretta, e ci fa piacere sentire complimenti come non mi sono fatto una birra poi guarda voi, cioè questi sono complimenti che è il nostro pubblico. No, ringraziamo tutti, anche l'amministrazione. Dovrei fare un discorso più lungo perché è una meretta, ma non sono... Però c'è una cosa che puoi fare per noi, niente di compromettente. Raccontarci, dai, un'indiscrezione, qualcosa che è accaduto nella preparazione della vostra legge, già sta elaborando. No, vabbè. Qualcosa che si possa raccontare, chiaro. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente così è che nella preparazione della mascherata, che è stata molto lunga, perché incrociare tutti quei discorsi insieme non è stata una cosa da poco, ma... e che ci siamo finiti tutti le provviste, gli approvvigionamenti dolciari della casa da Liero, che non so, la mamma faceva spesa col carrello quello grande della Hypercom, facciamo già 13 persone a casa sua quasi ogni giorno, e niente, questo. Ringrazio anche Liero che organizza, sempre di più si impegna ogni anno, organizza la mascherata. È commosso! Lui piange perché è commosso, sua mamma piange perché è rimasto al verde. È finita tutto, è finita. Bene, e secondo me ci rivediamo alla mascherata. Siete d'accordo? Sì. Ancora un grande applauso, sono i vincitori della Meretta 2015. Questo
Scusa, non ho capito. Pasquale Gaviero, che sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaviero Pasquale, ma per trovare il 53. Lasciami gridare, lasciami sfogare. Dimmi perché, ma perché, ma perché? Perché ora...